Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Imparerete come creare 5 effetti finali diversi utilizzando il mascara, da solo o insieme ad altri prodotti, per allungare le ciglia, creare volume, liftare l'occhio o allungarlo. Prima di tutto vi faccio vedere la differenza, quindi adesso andrò ad applicare il mascara su quest'occhio e poi sull'altro occhio. Comincerò a farvi vedere degli effetti diversi. Devo dire che ho delle ciglia di media lunghezza. Primo strumento che andrò ad utilizzare, un vero e proprio strumento, qualcuno può pensare di tortura delle ciglia, in realtà crea un effetto bellissimo, vi insegno come utilizzarlo al meglio e vi consiglio però di non utilizzarlo sempre, magari in occasioni speciali. Dovete aprire il vostro piegaciglia, prendere le ciglia, quindi state attenti a non prendere la pelle, fare dei piccoli movimenti, quindi andare proprio a premere la pinza alla base delle ciglia, poi dovete fare o prendere le ciglia di nuovo, andare circa a metà ciglia e poi alla fine. Questo sistema va molto bene se appunto avete le ciglia di media lunghezza, le ciglia un po' più lunghe o lunghe, però vi dico una cosa, più le ciglia sono lunghe, più l'effetto finale sarà bello, però in poco tempo le ciglia cominceranno a scendere. E adesso vi faccio vedere, mi raccomando, l'effetto, e mi raccomando, utilizzate il piegaciglia prima di applicare il mascara, perché il mascara tende ad irrigidire le ciglia e quindi dopo le ciglia si spezzano. Potete vedere già la differenza tra un occhio e l'altro con le ciglia incurvate. Mi sono struccata, mi sono tolta il mascara e come potete vedere le ciglia che avevo incurvato sono tornate, non dico drittissime, ma quasi. Comunque non sono più curve come prima. Uno dei miei preferiti come metodo, semplicissimo da utilizzare, è un da poco che uso, quindi non si nota la marca, però ve la scrivo e lascio in descrizione tutto l'elenco dei prodotti che sto utilizzando. Sono le fibre sintetiche che creano volume. È molto molto interessante questo metodo, soprattutto se avete le ciglia come me che non sono troppo lunghe, o addirittura se avete le ciglia corte. Prima si applica il mascara. Prendete le fibre e appoggiatele sulle ciglia. Potete andare a ripassare, ad applicare nuovamente il mascara. E devo dire, il bello di questo effetto è proprio che crea volume. È un sistema che potete usare anche tutti i giorni. Attenzione quando andate ad applicare le fibre, ad applicarle solo sulle ciglia, quindi lavorate un po' più sulle lunghezze. Attenzione a non andare nell'occhio, ecco, perché potrebbero dare fastidio. Un altro prodotto che potete utilizzare è il primer. Ci sono di tutti i tipi, ci sono proprio dei mascara che hanno incorporato anche il primer, mascara con il primer separato, scegliete voi. Applicate il primer su tutte le ciglia. Una cosa molto importante quando si usa il primer è di non andare troppo vicino alla base delle ciglia, perché se entra nell'occhio potrebbe irritarlo. Poi la lasciate un attimo asciugare, 15-20 secondi, e poi passate sopra il mascara accertandovi di andare a coprire il primer. E passo sopra, guardate subito come va. Qui dice volume, onestamente, ma a me sembra che vada anche ad allungare tantissimo le ciglia.
Adesso passo ad un altro effetto e questa volta è un effetto, udite udite, lifting, cioè che vi serve per andare un po' a liftare l'occhio, soprattutto se la palpebra ha un andamento cadente e quindi volete creare quella linea lì in su, ma crearla utilizzando solo il mascara e quindi sfruttando le vostre ciglia. Che cosa fare? Prendere lo strumento di tortura delle ciglia, però andare a lavorare, cioè prendere, cercare di prendere solo le ciglia finali, stringere, lavorare anche, come vi ho detto, fatto vedere all'inizio, sia sulla base sia sulle lunghezze, e lavoriamo anche su tutte le ciglia, ovviamente. Ma mi concentro poi, insisto, alla base delle ciglia finali, sto sparendo, e sulle lunghezze delle ciglia finali. Se volete potete anche andare a combinare vari prodotti, quindi applicare le fibre sintetiche, il primer, soltanto nelle ciglia finali per creare l'effetto lifting solo utilizzando le ciglia. Su quest'altro occhio vi faccio vedere invece come ottenere un occhio allungato utilizzando semplicemente il mascara. Applichiamo il mascara su tutte le ciglia. Poi cercate con lo scovolino di pettinare le ciglia verso l'esterno, lavorando su queste ciglia qui. E lavorate ovviamente sulle ciglia più esterne. Quindi potete giocare su questi effetti, soprattutto se amate il mascara o utilizzate solo il mascara per andare ad esaltare lo sguardo. Come avete visto, potete esaltare lo sguardo in maniera e in modi diversi. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grosso grosso, un abbraccio e ci vediamo sabato prossimo, ore 15, con un nuovissimo video di make-up. Un bacione e buon make-up a tutti, alla prossima!